70% degli italiani pensa che il patrimonio artistico del paese rappresenti il punto di partenza per rilanciare l'economia in questo periodo di crisi, mentre gli italiani bocciano senza riserve il trash in televisione, la volgarità dunque anche del dibattito pubblico. E quanto emerge da una ricerca del Censis promossa dalla Fondazione Marilena Ferrari, noi ne parliamo con il ricercatore del Censis Giulio De Rita che è qui con me in studio, grazie per essere con noi, collegata da Bologna. C'è Marilena Ferrari, presidente dell'omonima fondazione. Buon pomeriggio anche a lei. Buon pomeriggio a voi. Allora, partirei subito da De Rita. L'arte e la cultura possono essere davvero il trampolino di lancio per portare l'Italia fuori dalla crisi? Sì, senz'altro. Questo è quello che pensano gli italiani, quello che gli italiani si aspettano, quello che gli italiani chiedono ai loro governanti. Gli italiani sostanzialmente hanno ancora fiducia nel futuro. Il 60% degli italiani dice io ho fiducia, ho una visione fiduciosa e di speranza verso il futuro. Questa fiducia però va incanalata, va aiutato l'italiano a riscoprire il bello che c'è intorno a lui, in modo anche da dargli senso della vita e voglia di costruire, di lavorare e di ricominciare. Chiaro. Ferrari, la vostra ricerca, la ricerca condotta insieme al Censis, mette in evidenza un punto. Gli italiani sono consapevoli che la ricchezza dell'Italia, ciò insomma che rende l'Italia unica nel mondo, è proprio il suo patrimonio storico-artistico, ma risulta anche chiaro che questa esigenza di bellezza non viene sempre interpretato e tradotto dalle classi dirigenti, è così? Assolutamente, gli italiani hanno una consapevolezza molto più ampia di quanto non si pensi del loro patrimonio artistico e lo vivono proprio nella maniera più giusta, non lo vivono come un business o un turismo, lo vivono come identità, come forza motrice per il futuro, quindi è chiaro che loro si aspettano nel momento in cui chiedono investimenti sul patrimonio, investimenti sulla loro stessa identità, sul loro patrimonio di risorsa umana. De Rita, insomma, essere consapevoli delle cose belle, ce lo diceva anche adesso Ferrari, dovrebbe aiutare a sviluppare un maggiore senso del bene comune, eppure emerge che in Italia c'è una bassa attenzione verso il bene comune, almeno dalla vostra indagine. Sì, esce fuori un dato curioso, per certi versi inaspettato. Se chiediamo agli italiani, secondo te gli italiani sono buoni o cattivi, sono attenti al bene comune oppure no? E prendiamo gli italiani nella loro totalità e rispondiamo no, sono una minoranza. Però se gli chiediamo, ma quelli che tu frequenti, quelli che tu conosci giorno dopo giorno, quelli che incontri per strada, alla fine i rapporti che instaurano fra di loro sono bei rapporti oppure no? Ecco, lì invece c'è più ottimismo, come se gli italiani non credono nel sistema paese, non credono nel sistema complessivo e invece credono nei rapporti quotidiani, in quello che si vive quotidianamente, nella prossimità, cioè fiducia nel prossimo. Ecco, una domanda sul perché, sulle origini di questa scarsa fiducia nel sistema paese. Sì, sarebbe da troppo lungo tornare indietro nella storia, ma è tipico nostro non avere un senso dell'autorità verticale, abbiamo un senso più dell'autorità orizzontale, cioè crediamo nei rapporti umani così come si creano, così come si strutturano e non crediamo invece nell'autorità che ci viene dall'alto, questo per tante ragioni storiche che ci portiamo appresso e da questo bisogna ripartire, ricostruire l'etica dai tanti piccoli rapporti quotidiani, non calata dall'alto che non funzionerà mai. Ecco, dottoressa Ferrari è d'accordo con questa valutazione, insomma gli italiani hanno difficoltà per così dire ad accettare, come diceva De Rita poco fa, un sistema un po' più verticale dei rapporti, magari si sentono a loro agio con i vicini, anche con le persone che non conoscono, perché questo emerge dal rapporto, ma hanno una difficoltà maggiore, come dire, a rispettare magari gli impegni e di qui l'elusione fiscale che è uno dei nostri maggiori problemi, oppure l'abusività. Turismo edilizio a scapito insomma, delle più elementari leggi di tutela del paesaggio. Ma io sono assolutamente d'accordo, però vorrei aggiungere una riflessione. Gli italiani ritengono che le persone più vicino loro sono attente al bene comune. Si potrebbe fare un'altra riflessione. Non è che l'immagine che viene data dall'Italia attraverso i mezzi di comunicazione non sia l'immagine vera dell'italiano? Può essere anche che l'italiano conosca i suoi vicini perché li conosce, magari gli altri li conosce solo attraverso elementi estremi che forse non rappresentano la maggioranza del paese.
Ecco, voi nella vostra ricerca fate anche il punto, oltre che sulla bellezza, sulla percezione della bellezza, sulla percezione della bruttezza, quindi all'opposto. Fa effetto notare come il degrado politico, per così dire, sia considerato dai vostri intervistati più brutto della mondezza per le strade di Napoli. Questa è un'altra risposta che mette in evidenza come gli italiani abbiano nel loro comune sentire un concetto di bellezza che è una bellezza etica ed estetica. Quindi l'immondizia di Napoli è un fatto estetico che non gli ha dato fastidio, anche un po' etico. L'episodio di criminalità è espressamente etico, ma per quel che riguarda il degrado politico, quindi il dovere di chi ci deve portare fuori dai problemi, allora a questo punto sono abbastanza inesorabili. Ecco, che cosa si intende per degrado politico esattamente? Ma io credo che fondamentalmente ci sia negli italiani una speranza di vedere che chi ci guida sia all'altezza di portarci fuori da questa situazione. E non dimentichiamoci che noi viviamo nel paese più bello del mondo, quindi noi abbiamo aspettative che sono aspettative storiche, aspettative di una bellezza di cui non possiamo fare a meno. Derita, un'altra nota dolente è proprio la percezione da parte degli italiani che voi avete intervistato naturalmente in questo sondaggio, parliamo sempre dell'indagine condotta dal Censis con la Fondazione Ferrari. L'altra nota dolente è proprio il degrado del linguaggio, la volgarità che spesso, come dire, viene percepita come esagerata dai vostri intervistati. Sì, proprio il degrado dei linguaggi è una delle cose considerate più brutte in questo momento dagli italiani dopo il degrado politico, e si riallaccia anche a quello che diceva prima la signora Ferrari, cioè gli italiani sono un po' stanchi di un certo modo di rappresentarci, di un certo modo di essere rappresentati, vorrebbero che anche nei linguaggi ci fosse un recupero di ciò che di bello noi abbiamo. C'è senz'altro, tutti i dati dicono questo, una fame, un'esigenza, un bisogno di ricominciare dal bello anche per ritrovare la propria dignità di individui. Chiaro. Dottoressa Ferrari, che cosa significa investire in cultura? Insomma, da che cosa bisogna partire? Investire in cultura, quello è un tema sempre molto discusso. Io non credo che quando l'italiano parla di investimento in cultura si limiti a quello che è necessariamente l'investimento sul nostro bene culturale o sull'istruzione o sulla ricerca o sulla scuola. Io credo che proprio per investimento in cultura loro vogliano che si investa sul sentimento dell'Italia, che comunque il sentimento dell'Italia è una cosa importante, perché noi siamo il popolo del fare bene, il popolo che ha portato avanti e ha cambiato la storia mondiale col Rinascimento. Quindi cosa vuol dire investire in cultura? Ma forse investire nella parte migliore del paese. Insomma, dottor Derita, l'Italia ce la può fare? Una battuta finale? Assolutamente sì, è quello che gli italiani si aspettano, infatti sono fiduciosi nei confronti del futuro e sentono di avere viva la forza spirituale. Il dato più significativo, secondo me, di tutta la ricerca è che il 70% degli italiani crede che la forza spirituale degli italiani sia ancora accesa. Su questo dobbiamo puntare e questo è quello che dicevamo prima, è la cultura. Grazie al ricercatore del Censis Giulio Derita, grazie anche naturalmente a Marilena Ferrari, presidente della grazie Fondazione omonima, per essere stati con noi. Grazie.